Buongiorno. Buongiorno a tutti. Su quella croce per me hai dato la vita, mostrando il tuo cuore. Su quella croce per me, versando il tuo sangue, ha vinto l'amore. Su quella croce per me hai dimostrato la grazia, una volta e per sempre. Per sempre. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è venerdì ed è il 25 agosto del 2023. Sono in viaggio in questo momento verso la zona di Napoli e desideravo condividere con voi qualcosa che è nel mio cuore dalla lettera ai Romani al capitolo 8. So quello che ho detto, so già quello che state pensando. Qualche giorno fa ho fatto un video dicendo che avrei iniziato una serie di studi sul Salmo 23, una serie di meditazioni sul Salmo 23. Inizierò da lunedì. In questo momento siamo un po' impegnati perché mio figlio, grazie a Dio, fra una decina di giorni si sposa, quindi potete comprendere benissimo quello che c'è da fare, tante cose che a volte purtroppo mi spingono ad essere più impegnato del solito, ma va bene così, grazie a Dio. Quindi da lunedì continueremo con il Salmo 23. In questo momento voglio condividere qualcosa con voi dalla lettera ai Romani al capitolo 8. Ed è scritto così al versetto 14: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Oppure si potrebbe leggere in questo modo: tutti i figli di Dio sono condotti dallo Spirito di Dio. E poi continua e dice così: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Naturalmente, sono delle parole bellissime dell'Apostolo Paolo, esprime un concetto enorme che veramente avrebbe bisogno di essere trattato con tanta cura e con tanta precisione. Ma quello che desidero condividere con voi è l'aspetto della paura, ok? Paolo dice una cosa bellissima: non abbiamo ricevuto lo spirito di schiavitù per ricadere nuovamente nella paura, ma abbiamo ricevuto lo spirito che viene dal Padre, lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. E la rivelazione dell'amore del Padre, la rivelazione dell'amore incondizionato del Padre ci libera definitivamente, una volta e per sempre, dalla paura, perché abbiamo ricevuto lo spirito per il quale gridiamo, per il quale chiamiamo Dio, non più Signore, non più Creatore, non più Adonai, non più con altri appellativi o altri nomi, ma nell'unico modo come Lui desidera essere chiamato. E questa è una cosa sulla quale desidero mettere un'enfasi particolare. Quando noi preghiamo, Gesù ha detto: quando pregate dite così, Padre, ok? Semplicemente questa parola ci libera dalla paura, semplicemente questa parola, questa esclamazione ci libera, ci guarisce dall'ansia, dalla sollecitudine. Perché? Perché sappiamo che la nostra vita appartiene a colui che ci ha dato la vita. Giovanni dice nella sua lettera: noi lo amiamo perché egli ci ha amato per primo. Dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. E quando noi realizziamo, abbiamo la rivelazione dell'amore incondizionato del Padre,
ogni paura va via dalla nostra vita, la paura di non riuscire ad arrivare a fine mese, la paura di una malattia, la paura per quello che può succedere ai nostri figli, la paura di quello che può accadere nel nostro posto di lavoro, la paura per qualunque cosa che noi stiamo attraversando. Perché? Perché sappiamo che la nostra vita appartiene a Lui. Io fino a ieri sera avevo degli ospiti a casa mia, dei fratelli, una coppia di fratelli con la quale abbiamo parlato veramente tanto. Quando noi vediamo al nostro rapporto che abbiamo con i nostri figli, i miei figli non hanno deciso di venire all'esistenza, io ho deciso di portarli alla vita, li ho chiamati alla vita, li ho voluti, li ho desiderati e li ho amati prima addirittura che arrivassero al mondo. E Gesù un giorno ha detto: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste. Io so e mi rendo conto, perché parlando con tante persone mi rendo conto che il problema fondamentale è che molte persone non riescono a ricevere, non riescono a sperimentare determinate cose perché non si sentono amati abbastanza, non si sentono protetti abbastanza, non si sentono custoditi abbastanza, non si sentono tutelati abbastanza, perché c'è un'immagine sbagliata del Padre. A volte lo sento predicare, lo sento insegnare in altre situazioni, ed è una cosa che mi dispiace così tanto, perché si dà un'immagine così errata, perché a volte la predicazione che a volte sento è: vieni a Gesù, vieni a Lui, ritorna al Padre, è tutto gratis, Lui ti perdona, Lui ti ama così come sei, e Lui ha le braccia aperte, Lui ti accoglie. E poi quando le persone arrivano in comunità e cominciano a instaurare un proprio rapporto personale con il Padre, dicono: però se non dai la decima Lui non ti può benedire, e se non sei sottomesso alle autorità non puoi cacciare i demoni, se non sei fedele in chiesa come pretendi che Dio possa rispondere, però se pecchi apri le porte al diavolo. Sono tutte cose che, primo, Gesù non ha mai insegnato, mai; secondo, sono esattamente contrarie alla natura e al carattere del Padre nostro. Lo vuoi capire o no, una volta per sempre, che il Padre ti ama in maniera incondizionata, che Lui non ti benedice perché fai le cose sempre in maniera giusta, Lui ti benedice perché ti ama, la sua benedizione nella tua vita è perché ti ama da prima che nascessi, da prima, e Lui sapeva esattamente quello che sarebbe successo nella tua vita e quello che tu avresti fatto nella tua vita. E la sua benedizione, la sua chiamata, i suoi doni nella tua vita sono senza pentimento, ed è la realizzazione di questo amore, la realizzazione di questa grazia, di questo amore incondizionato, che ci libera dalla paura, la paura della prestazione, la paura del fallimento, la paura dell'abbandono, la paura del rigetto, la paura di non essere compresi, la paura di non farcela, la paura di avere successo, la paura qualunque genere, la paura di quello che potrebbe succedere, di quello che dovrebbe succedere. Non se ne può più. Noi abbiamo ricevuto lo spirito non del mondo per ricadere nuovamente nella paura, e voglio che queste parole possano giungere fino all'ultima fibra del tuo cuore, del tuo spirito, e che possano scendere nelle profondità e determinare un chiaro, stabile fondamento nella tua vita. Il Padre ti ama. Ed è proprio attraverso il suo spirito che abita attraverso di te che Lui permette a te di chiamarlo Abba. Abba non significa semplicemente papà, non significa semplicemente papino, un vezzeggiativo che viene utilizzato nella lingua ebraica, nella cultura ebraica. La parola Abba significa: tu sei la mia sorgente, tu sei l'inizio di ogni cosa bella nella mia vita, tu sei la fonte di ogni benedizione. Quindi quando noi lo chiamiamo Abba, noi stiamo dichiarando chi Lui è nella nostra vita e cosa Lui compie ogni giorno nella nostra vita. Ma tu pensi che Lui ti abbia dato lo Spirito Santo per farti cadere nuovamente nella paura, nell'angoscia, nell'ansia, nella sollecitudine, nel panico?
No, 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 assolutamente no. Quindi goditi questo amore incondizionato. Lui è papà, lui è padre. Non chiamarlo Signore, non chiamarlo Signore, non chiamarlo Dio, non chiamarlo in qualche altro modo. Lui ama essere chiamato papà. Lo ama, lo ama. Io mi arrabbio quando mio figlio, a volte scherzando, mio figlio piccolo di 3 anni, Giovannino, mi chiama Corrado, mi chiama per nome. Io non lo so, lo odio. No, lui, ma non sopporto il fatto di questa mancanza di intimità, anche se fatta per scherzo, anche quando lui lo fa per scherzo, dico: Giovanni, io non sono Corrado per te, io sono papà. Ricordatelo, io sono papà e non dimenticartelo mai. E se noi che siamo malvagi sappiamo dare cose buone, sappiamo trattare bene i nostri figli, penso a come trattiamo noi i nostri figli, non gli facciamo mancare niente, stiamo sempre con loro, siamo molto apprensivi, poi le mamme in maniera incredibile, cioè è così. E a volte noi pensiamo che lui non debba essere molto di più di quello che siamo noi. Il problema è che a volte noi ci sentiamo più buoni di lui. E se noi facciamo così con i nostri figli, quanto di più lui fa altrettanto con noi. Desidero veramente così tanto che ognuno di voi possa sperimentare l'amore incondizionato del Padre. Lui abita nella tua vita attraverso lo Spirito che lui stesso ha mandato, affinché tu possa chiamarlo Padre, affinché tu possa avere la rivelazione che lui è tuo padre, che lui è papà, che lui è sorgente e fonte di ogni bene, e che tutto quello che non va bene non viene da lui, e che quindi puoi utilizzare la tua autorità e mandarlo via nel nome di Gesù. La malattia non appartiene a Dio, è qualcosa che non viene dal cuore del Padre. La malattia è abusiva nel tuo corpo, la paura è abusiva nella tua mente, qualunque situazione che non porta benedizione è abusiva nella tua vita, e quindi devi prendere autorità e cacciarla via, ogni malattia, ogni ansia, ogni paura. Diglielo nel nome di Gesù: tu non mi appartieni e non ti voglio più nella mia vita. E questa è la bellezza dell'eredità, dell'autorità che noi abbiamo, ma parte tutto dalla nostra identità. Noi siamo suoi figli, lui è nostro padre, ed è in questo rapporto che la nostra fede è fondata ed è solida come una roccia, ed è un fondamento sicuro e fermo sul quale possiamo costruire tutta la nostra vita. Dio vi benedica, una buona giornata a tutti quanti, e spero che rispondiate in tanti. Ciao a tutti.